perché tra le cose che sono state agite in questi anni ce n'è una che è la più grave, la più anche, guardate, odiosa: la divisione tra i lavoratori. Noi oggi ne abbiamo avuto un esempio, la divisione tra i lavoratori, docenti contro ATA, garantiti non garantiti, più vecchi e più giovani, i docenti precari tra di loro. E questo è l'altro elemento che non ci aiuta: privati contro pubblici. Provare a unificare le lotte significa fare una grande battaglia per i diritti. C'è soltanto, si parte con lo sciopero, ma c'è soltanto quello. No, non c'è solo quello. Non c'è solo quello. Ci sono dei modi, stamattina qualcuno l'ha citato e io lo accennerò rispetto alle altre organizzazioni sindacali, perché si tratta di un'iniziativa nostra, ma credo che sia condivisa nei contenuti. Non ci sono distanze sul merito. Si tratta anche di utilizzare quelle forme di partecipazione, quelle che la nostra Costituzione ci garantisce, per provare a cambiare. Quali sono queste forme? Guardate, la parola già partecipazione in un paese che è condizionato dalla virtualità, dal tweet, dallo slogan, è già una roba grossa. E quali sono queste forme di partecipazione? Leggi di iniziativa popolare, referendum per cambiare le cose. E allora io vi chiedo di fare una cosa semplice per unificare questa battaglia, per pensare che forse in questo paese, dove si è fatta un'operazione di arretramento dei diritti, perché si è detto per competere in Europa è necessario abbassare il costo del lavoro, togliere qualche tutela, insomma si è scaricato sul lavoro il peso dell'austerity e delle politiche di austerity. Siamo usciti dalla crisi? No, però abbiamo meno diritti rispetto a quando ci siamo entrati. E allora, e questo ancora non l'hanno fatto tutti, e allora va data una risposta. Ci è stato pure raccontato che con determinate innovazioni legislative avremmo eliminato il precariato. A parte che nella scuola non è stato eliminato, perché rimane fuori una bella fetta di docenti su quali è necessario che il governo risponda, perché è vero che le assunzioni erano 150.000 e ne sono state fatte la metà. Ma se guardiamo intorno, e ciascuno di voi si guarda intorno, che cosa vediamo? I giovani che prospettive hanno da questo punto di vista? La prospettiva di un voucher, il pagamento di un pezzo di prestazione di lavoro comprata dal tabaccaio, che spesso e volentieri copre ancora contratti precari, non si è posto fine alla precarietà. E allora forse anche su questo occorre dire qualcosa, perché noi abbiamo funzione educativa nelle scuole, li vediamo quei giovani che poi con tanta fatica proviamo a portare fino al diploma, ma che poi fuori non trovano niente, e l'unica prospettiva è quel voucher a 10 euro, 7,50 al lavoratore. E sapete quanti ne sono stati venduti nel corso del 2015? Oltre 1 miliardo di pezzi. Sapete che vuol dire? Che non solo non c'è il contratto a tempo determinato, ma questo tipo di rapporto di lavoro, più pago un pezzo della tua prestazione lavorativa senza nessun diritto, senza diritto alle ferie, senza diritto al riposo. Sapete che vuol dire? Che questo ha sostituito il rapporto di lavoro a tempo determinato in tanti contesti. Insomma, la battaglia per i diritti è la battaglia contro la precarietà, per avere diritti universali e per avere un'ultima cosa che vi dico: la contrattazione esigibile. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i datori di lavoro, incluso lo Stato, devono garantire i rinnovi dei contratti. E per fare questo è necessario attuare un articolo della Costituzione che nessun governo ha attuato, l'articolo 39, che definisce le rappresentanze
chi e come si rappresentano i lavoratori, però stabilisce anche un obbligo nei confronti di chi deve rinnovare il contratto. Per fare questo è un pezzo della nostra iniziativa. Stiamo raccogliendo le firme in tutta Italia, si chiama Carta dei diritti universali dei lavoratori, perché guardate, c'è una cosa che vogliamo far passare. I diritti ti appartengono a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro che hai, se sei a tempo determinato, se sei un lavoratore pubblico, se sei un lavoratore privato. È una cosa semplice, ma rivoluzionaria in questo contesto, dove sempre sul lavoro e sui lavoratori si sono scaricate le contraddizioni e le difficoltà di questi anni. E accompagniamo questa carta con la firma di 3 referendum. Uno contro i voucher, perché quello non è lavoro. Lì il lavoro emerge e noi vogliamo invece che il lavoro torni a essere dignitoso e libero, come ricordava nel suo intervento appassionato una delle colleghe. Dignitoso e libero. E libero significa anche che questa gerarchizzazione progressiva dei rapporti che noi vediamo nella scuola deve essere un elemento sul quale si torna indietro. Io ho iniziato, scusate, vi dico, 3 referendum, voucher, articolo 18 e responsabilità sociale per gli appalti. È importante che perdete 5 minuti del vostro tempo per mettere una firma, non solo per voi, perché parlare di questo significa parlare al lavoro di oggi, ma soprattutto al lavoro di domani. E poiché noi abbiamo la responsabilità del domani, ce l'abbiamo caricata sulle nostre spalle per professione, facciamo anche un atto di responsabilità su un tema che è quello dei diritti. Ritorno alla gerarchia e chiudo. Io ho iniziato a lavorare ormai tanti anni fa, sono un insegnante di scuola primaria e la cosa che mi ha sempre affascinato in questo lavoro, oltre al contatto con i ragazzi, è il fatto che è uno dei pochi lavori dove sperimenti la collegialità nella costruzione, con delle difficoltà, non le nascondiamo, sappiamo come vanno le cose, ma sperimenti la collegialità. Sperimenti il fatto che la tua fatica è sempre legata alla fatica di un altro e che per arrivare a quell'obiettivo è fondamentale lavorare insieme. Allora io chiedo, se questo è il contesto, che è quello dove è iniziato ma è quello che è anche il lavoro di oggi, perché su questo la scuola non cambia e non c'è legge che tenga, la scuola non cambia, ci aveva provato la Gelmini a fare un terzo di divisione del lavoro. Ve la ricordate la valutazione reputazionale, cioè quella per sentito dire, facendo le interviste agli studenti, ai genitori, ai colleghi, l'insegnante più simpatico si doveva premiare. Per fortuna è morta quell'opzione, però ne rispunta un'altra che è financo peggio, perché non avere definito contrattualmente i criteri dell'attribuzione delle risorse e aver tolto tante risorse dalla contrattazione di secondo livello che possono garantire una compensazione significa mortificare un pezzo importante della nostra professionalità e del nostro lavoro. E allora questo è difficile da far capire all'esterno, è difficile, ci dobbiamo provare. Dobbiamo far capire fuori di noi che questa lesione, che sembra soltanto una questione di rapporto col dirigente scolastico, no? Non è così, riguarda una modalità fondamentale di funzionamento della scuola, quell'elemento di collegialità che garantisce la funzionalità della scuola, perché non siamo dei singoli che camminano ognuno nel proprio percorso, siamo strettamente legati. E nel fare questo è importante che noi facciamo una battaglia per quanto possibile, per quanto ci riesce, unificante, tenendo dentro tutti, anche quel personale alto che spesso e volentieri
di cui spesso e volentieri il legislatore si dimentica, sembra quasi un accessorio, non importante a funzione educativa delle scuole. Per questo e per tante altre ragioni che sono state spiegate meglio di quanto l'abbia potuto fare io, il 20 alziamo la voce e rompiamo questo silenzio, riprendiamoci un pezzo dei nostri diritti e magari sottoscriviamo anche la Carta dei diritti universali. Grazie. Grazie a tutti, ci vediamo il giorno 20 a Sipina davanti alla Prefettura.